Buongiorno a tutti. Apriamo con un lieve ritardo, ma direi che è il classico quarto d'ora accademico, questa giornata di lavoro, questa mattina di lavoro. Io ringrazio tutti i partecipanti, sia gli uditori che i relatori. Credo che sia una giornata particolarmente importante, anche perché parliamo di ricerca sulle grandi linee, sulle grandi direttrici di marcia previste dalla comunità europea, ed è ovviamente un'occasione questa in cui spero che tutti i ricercatori più attenti dell'Ateneo possano parteciparvi. Oggi non siamo tantissimi, spero che nell'arco della giornata la sala si riempa, possa riempirsi, perché credo che effettivamente gli interventi di oggi saranno particolarmente utili per dare chiarimenti sulla situazione che riguarda i progetti europei. Se posso aggiungere qualche cosa anche fuori da quello che è diciamo il programma, comunico che giovedì il Ministro della Ricerca Scientifica e dell'Università ha incontrato i rettori e sul fronte della ricerca, con grande semplicità e schiettezza, ha comunicato che non ci sono in questo momento finanziamenti particolari, e questo naturalmente è un motivo in più per impegnarsi sulle linee, sui progetti europei. Peraltro il Ministro nel piano di sviluppo dell'Ateneo, nell'ambito del piano di sviluppo, attende dalle università contributi propositivi su temi di grande respiro nell'ambito della ricerca scientifica. Questo per cercare poi di ottenere a tempo debito risorse aggiuntive su quelli che sono i fondi di finanziamento ordinario che verranno gli Atenei. Quindi c'è l'invito, colgo l'occasione per avvisare tutti i colleghi. Ieri tra l'altro abbiamo avuto in Ateneo due incontri importanti con la conferenza dei direttori e con il Senato, quindi in queste due occasioni è stato già divulgato quello che ho sintetizzato. Quindi l'idea è di avere proposte entro breve, entro i primi due mesi del prossimo anno, per poter poi organizzare un piano nazionale della ricerca ed eventualmente reperire finanziamenti. L'occasione di Horizon è stata da me divulgata nell'arco degli scorsi mesi, anche durante la campagna elettorale. Chi mi ha seguito sa che è un tema a me particolarmente caro. Stiamo con l'Ufficio Ricerca, con la Fondazione Demo Center, cercando le migliori forme organizzative per attrezzare l'Ateneo su queste tematiche, sul piano organizzativo, e quindi mi auguro che in tempo breve ci possa essere migliore assetto per dare una mano a tutti i ricercatori che saranno impegnati in questa attività e che vorranno impegnarsi insieme a tutte le associazioni, le istituzioni che sono interessate a questo tematico. Io non entro nelle linee di ricerca, perché poi questa mattina ci sarà modo, diciamo, dai vari interventi che sono previsti in calendario, di avere una, diciamo, descrizione piuttosto puntuale di quelle che potranno essere le linee di sviluppo. Sicuramente le tematiche di Horizon sono quelle di rafforzare, come sapete, l'eccellenza della Unione Europea in campo scientifico e a livello mondiale, e sono stanziati qui quasi 25 miliardi di euro, e lo stesso vale per quanto riguarda la leadership industriale in un quadro di competitività. Avrei piacere che anche oggi, dagli interventi di oggi, si potessero trarre, diciamo, le migliori informazioni per strutturare le future collaborazioni, per accedere ai progetti europei. Mi auguro che sia l'Ufficio Ricerca, sia i singoli ricercatori possano mettere, diciamo, sul piatto anche i migliori rapporti che abbiamo con tutte le istituzioni locali della città di Modena e di Reggio, ma non solo delle due città Modena e Reggio, ma anche, diciamo, con associazioni di categoria regionali ed extraregionali, per poter organizzare al meglio le cordate al fine di poter accedere a questi finanziamenti.
Credo che i risultati che potremo conseguire nell'ambito di Horizon 2020 potranno essere anche di supporto all'Ateneo per valutare quali potranno essere in futuro le linee più strategiche per lo sviluppo dell'Ateneo. È chiaro che coloro che saranno in grado di reperire finanziamenti sulle linee europee potranno a buon titolo avere anche la leadership all'interno della nostra università, e quindi sicuramente credo che questo sia non solo, diciamo, un punto di arrivo per quanto riguarda i risultati sulla ricerca, ma dovrà essere anche un punto di partenza che all'interno dell'Ateneo faccia poi possa portare a qualche riflessione sull'individuazione di quelle che sono le linee, diciamo, più importanti, strategiche, che l'Ateneo potrà o dovrà supportare nei prossimi anni. Non mi dilungo ulteriormente, ci sono interventi importanti, avremo collaborazioni da parte di Aster, da parte delle associazioni di categoria, ovviamente da parte del nostro ufficio ricerca. Io tengo sotto controllo, voglio monitorare nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, con particolare attenzione, quelle che saranno le attività che l'Ateneo dovrà portare avanti in questo settore. È un argomento che mi sta particolarmente a cuore, quindi tanto l'ufficio ricerca è a conoscenza di questo e pertanto poi prenderemo i provvedimenti adeguati per cercare di favorire il più possibile questo tipo di attività. Grazie, mi fermo per un po' finché me lo consentono gli impegni istituzionali, perché ovviamente, come ho detto, sono particolarmente interessato a questo argomento. Grazie.